Zombie Apocalypse. Buongiorno e buona domenica a tutte e a tutti, come state? Spero bene. Scusate se ieri ho detto buona domenica, ma domenica è oggi, invece ieri era sabato. Vabbè, confusione strana, la mia strana confusione non fa testo, vabbè. E niente, voi come state? Innanzitutto, se aprite questo video mettete un bel like di supporto, questa volta non mi sono per niente dimenticata, vai. Un bel like di supporto, un commento e iscrivetevi se vi va e attivate la campanella per non perdere i prossimi video aggiornamento sul mio canale YouTube. Dunque, niente, allora, devo fare letto, sistemare le mie cose e poi ovviamente farò qualche chiacchierata insieme a voi. Letto, vedete com'è, tutto disastrato, vedete qua, olè, sì. E io adesso mi metto a fare il letto, non so neanche dove mettervi. Spero che vi piaccia questo video, spero che vi possa entusiasmare o incentivare anche voi a fare il vostro letto, cosa che so che non avete voglia, perché l'ho letto anche nei commenti, nella sezione commenti dei miei video, che alcuni di voi non hanno voglia di fare il letto o non se la sentono, non lo so. Però vabbè, niente, adesso facciamo il letto insieme e poi ci si vede per un prossimo nuovo video. Adesso faccio il letto e a dopo. Intanto faccio la foto. Allora, il letto è fatto, non potete ben vedere, ecco qui. E niente, quindi ho fatto il letto, ho messo un attimo in pausa perché non ce la facevo a fare tutto assieme mentre registravo, quindi mi sono anche un po' sistemata un po' la coda, che non è il massimo, ma appena posso mi lavo i capelli perché non ne posso veramente più, sembrano impazziti sti capelli, non lo so perché. Allora, la luce non è il massimo, ma oggi non è del tempo, nel senso che il tempo è una schifezza, quindi non lo so fino a quanto resterà così, perché sembra che deve piovere, ma non piove, boh, non ne ho idea. Già, per giunta io sono col ciclo, quindi vabbè, dettagli. E niente, quindi boh, non so perché. Allora, intanto qua tolgo alcune cose che voi non dovete vedere. Quindi, cosa dire di bello? Nulla, che sto cercando di tenere più in ordine la mia stanza possibile. E niente, che dire? Questa è la mia stanza, questa qui, per chi non la conoscesse, questa è la mia stanza, ma dubito che non conoscete la mia stanza. E vedete, eccola qua, questa è la finestra, sì. E questo è un altro quadro, tutta la mia stanza per intero. Nulla. Già. Sì, lo so, un po' disordinata da una parte, vedete là. Vi siete sfuggite, però questo è quanto e niente. Quindi praticamente sto cercando anche di sistemare un po' parecchie cose sui miei trucchi, nei miei trucchi e niente. Dunque, adesso dove vi sistemo? Vi sistemo di là. Già. Sì.
sempre che non fa danno. Ok. Siete attaccati, sì. Benissimo, un po' storti, sì, però vabbè. Sto guardando com'è, è messa male, tra l'altro. È messa molto male perché mi sa la rovescia. Cosa che faccio io quando sono troppo stanca e mi metto la, come si dice, la maglia all'incontrario, cioè nel senso che me la tolgo all'incontrario, vabbè, non importa. Non importa. Nulla, ragazze mie, quindi praticamente sono sempre più opachi questi capelli, non so cosa fargli. Oh, vabbè. E niente, aspetta. Quindi niente, ragazze. Tra un po' terminerò questa mascara perché me la vedo quasi a buon punto. Sta per terminare sta mascara. E a me sta piacendo un botto, tantissimo mi sta piacendo. Non so voi, ma a me piace da morire questa mascara. Poi boh, non lo so. Il correttore è lo stesso, è ottimo correttore, non è male per niente. È top, fenomenale. Dunque, adesso penso di andare di là in sala a guardare un po' di tele. Ciao. Nulla. Quindi, praticamente, volevo trascorrere una domenica in piena giornata con lui, ma non lo so, che ore sono? Le 9:18. Top. Quindi vuol dire che posso guardare qualche po' di televisione, ma non c'è niente in televisione, questo è il bello, che non c'è la mazza in televisione. Aspettavo me la verde, ma niente di fatto. Che vi racconto? Non ho nessuna novità da raccontarvi, a parte le domande che alcune di voi mi fanno, ma se sapete già la risposta, o se non la sapete non lo so, vi linko da qualche parte qui a destra, ma anche se non mi ricordo il video che ho fatto. Allora, in questo video già vi dico che, perché mi chiedono alcune persone perché non hai un lavoro o perché non lavori, o che lavoro ti piacerebbe fare? Allora, io sono pensionata e se non lo sapete non posso lavorare per problemi di salute e quindi sono pensionata, ecco lì. Non mi vergogno a dirlo e quindi per chi volesse sapere perché non lavoro, YouTube è una passione, già lo sapete. Però il resto non posso, non posso dirvelo perché, però già lo sapete, vi ho accennato qualcosa adesso in questo momento, ve l'ho accennato, per chi non lo sapesse adesso lo sa. E niente, non vi aggiungo altro, già avete capito il tutto, e niente. Quindi non vi devo altra spiegazione, quindi spero che vi sia piaciuta questa cosa, questo video. E siamo arrivati già a 12 minuti di video, sì, ok. Niente, ragazze, io adesso stop il video, ci vediamo in un altro momento.
Allora ragazzi, adesso io vado e vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto e ci vediamo in un video.